You ass! Come here, ass! Fuck! Vabbè, niente, come ha detto il presentatore, io mi chiamo Sofia Gottardi, piacere, piacere, piacere. Ho 26 anni e sono molto felice di averne 26, perché quando ne avevo 15 io facevo strafatica a fare amicizia con le mie compagne di classe, perché io ero considerata la classica ragazza strana della classe, cioè quella che si veste in modo strano, fa battute inopportune, mangia la carta senza nessun motivo. Spoiler, un motivo c'era, fibre. E mi ricordo che fin dal primo giorno di scuola io mi vestivo in modo un po' eccentrico, un po' così, perché io ho sempre adorato la musica metal. Presente i metallari, no? Capelli lunghi, vestiti di nero, prendono il microfono e fanno... ruttano un po' quello che fanno i metallari. A me piace. Anche se mia nonna ogni tanto mi fa... No, Sofia, devi smetterla di ascoltare quelli che urlano e parlano di morte. Me lo dice mentre guarda Barbara D'Urso. Ragazzi, io non lo so. Cioè, devo dire che per il mio stile aggressivo molti potevano pensare che io fossi una strong d'acciaio, però in realtà sono sempre stata molto insicura e passavo le giornate a leggere libri fantasy e a immaginarmi di essere creature fantastiche. Cioè mi immaginavo di essere tipo una vampira, una fata, Fedez. Ed ero così persa nel mio magico mondo che non riuscivo a seguire le conversazioni delle mie compagne e facevo un sacco di figure di merda. Tipo la mia migliore amica Alessia, a una certa voleva dirmi per la prima volta che è una ragazza trans, già operata, quindi una cosa importante. Solo che io ero così cogliona che non mi ero mai resa conto prima che lei fosse trans e lei si vergognava a dirmelo, quindi la conversazione è andata così. Sofia, volevo dirti che tu mi conosci come Alessia, però da bambina mi chiamavo Alfio. Cioè, capisci perché? Beh, certo, ma Alfio è un nome orribile da dare a una bambina. Anch'io avrei scelto Alessia. No! No, Sofia, sono trans, cretina. Scusa, ma come fai a non capirlo? Sono alta e ho la voce bassa. Così ho capito che non solo non so riconoscere le donne trans, ma potrei essere una di loro. Raga, se io facevo queste figure di merda con la mia migliore amica, provate a immaginarvi con le mie compagne di classe con cui cercavo di fare amicizia. Io non capivo un cazzo di quello che dicevano e non solo, io rispondevo sempre in modo inopportuno. Perché? Perché sono una cogliona, perché mi diverto così. Cioè, il primo giorno di scuola una mi fa: Sofia, come fai a non capire che sono arrabbiata? Su WhatsApp ho scritto OK, 3 punti. Eh? 3 punti vuol dire sono arrabbiata? In braille? Ragazza diversa, giorno dopo. Sofia, ho visto che il mio ragazzo ha messo mi piace a una foto di Sara e volevo ucciderlo. Poi però ho visto che nella foto c'era solo un cane e mi sono tranquillizzata. Gioia, se secondo te un mi piace equivale a un ti voglio sposare, io mi preoccupo di più se mette mi piace al cane che a Sara. Cioè, come fai a competere con un cane? Non hai il pedigree. Sì, ho detto davvero questo. Infatti, pensate, se prima le mie compagne erano incazzate, dopo aver parlato con me erano ancora più incazzate. Perché quale cogliona ti risponde in questo modo? Io! Mi piace questo? Io! Dico. Solo che a una certa le mie compagne in riunione di classe hanno ammesso che nessuna di loro voleva sedersi in banco con me e quando l'ho scoperto ho cominciato a stare male, anche perché loro mi sparlavano alle spalle, soprattutto quando hanno scoperto che io a 18 anni ero vergine e senza ragazzo, perché ero strana. Però Alessia ha cercato di aiutarmi, cioè ogni sabato sera cercava di accompagnarmi in discoteca senza riuscirci. Ogni sabato sera entrava in camera mia ubriaca del tipo: Sofia! Noi siamo vicentine, però quando lei si ubriaca diventa milanese, non so perché. Sofia! Figa! Stasera troviamo un messere che ti fa perdere l'imene. No, no, no! Che ansia! Scusami, ma come faccio a far entrare nel mio corpo uno che non conosco? Oh, non parli con gli hamburger prima di mangiarli. Andiamo!
E questa è Alessia. Onesta. Alessia è così onesta che una volta mi fa: Sofia, però è ovvio che sei vergine se ti travesti da Loredana Bertè. Sai una cosa? Non è vero. Perché io un giorno andrò dalla mia dolce metà vestita come voglio io, di nero, con le borchie al collo, gli chiederò di sposarmi e lui mi dirà di sì, perché avrà paura a dirmi di no. Chissà perché ero vergine, no?